Tutto facile per l'ITAS Diatec Trentino, che fa sua anche gara 3 dei quarti di finale, conquistando la sua quarta semifinale consecutiva. Battute potenti, attacco chirurgico e la pratica viene presto archiviata, con un San Giustino che ha provato a sorprendere i padroni di casa in avvio di partita. Sull'1-3 ci ha pensato Stocre ad inanellare una serie di servizi che facilitano il lavoro di Capitan Kaczynski, apparso in forma straordinaria, al pari di Guantorena, che si è confermato sui suoi livelli stratosferici. La prima frazione non ha storie, verso il finale di parziale Stoichev dà spazio anche a Zigadlo. Il set d'apertura si chiude 25-17. Leggermente più combattuto il secondo, ma decisivi ancora si rivelano Kaczynski, Guantorena e Stocre, che non deludono nei momenti topici. Alla fine i campioni d'Europa si impongono per 25-21. Una decisione arbitrale all'inizio del terzo set fa arrabbiare Stoichev, l'effetto è devastante per San Giustino, su cui si abbatte la furia agonistica dei trentini. Il risultato è un secco 25-16. Ora non resta che aspettare sabato, se Monza riuscirà ad essere corsara a Modena conquisterà l'accesso in semifinale, altrimenti bisognerà attendere gara 5 per sapere il nome della prossima avversaria dell'ITAS.